Inizi tu. Dobbiamo salutare insieme. E che devo dire? Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ok, va bene, vai. È molto semplice. Semplice, basico. Vai. Pronta? Sì. Vai. 3, 2, 1. Benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi sono con un ospite speciale, ovvero Ilaria De Rosa. Ciao! Ilaria, raccontati un po' al mio pubblico, cosa fai? Allora, sono qui perché canto. Sono nata con questa malattia strana. Mi piace cantare, cioè ero bambina, avevo 4 anni e cantavo tutto il giorno. I miei disperati a un certo punto hanno detto: senti, portiamola a un coro, facciamola sfogare. Facciamola cantare! Perché sennò ci tortura le orecchie. E quindi ho iniziato a fare, sai, le audizioni per lo Zecchino d'Oro. Mai preso. No! Mai! Traumi infantili che no. Io mi porto avanti. Poi da lì ho conosciuto un maestro, ho iniziato a fare questo coro e lì è nata proprio l'amore per la musica, il canto. Ed eccomi qui, ancora malata di sta cosa. Quindi oggi Ilaria ci ha portato le sue 5 canzoni. 5, che sarà difficilissimo ricordare. No. E iniziamo subito. Allora, il primo pezzo, un pezzo che ricollego proprio gli inizi, diciamo, quando ero un po' più adolescente. Ok. White Rabbit dei Jefferson Airplane. Un pezzo, diciamo, del 67 più o meno. Sì, abbastanza vecchiotto. Non so se questo gruppo lo conosci. Ed è un pezzo molto psichedelico, rock, sì. Acid, molto molto bello. E io lo ricollego praticamente a quel periodo in cui ero, diciamo, adolescente e passavo i miei pomeriggi dentro la cantina dove abbiamo girato, vabbè, poi diremo. Passavo quei pomeriggi in uno studio di un mio amico, che in realtà era una cantina di vita studio. Invece di, che ne so, non lo so, uscire così, noi stavamo lì chiusi, sudati, no? A sentire musica, a provare musica. Quindi in realtà questo pezzo lo ricollego proprio a quei pomeriggi spensierati, belli, dove la musica ci accompagnava. Ma mi viene pure da piangere. Momento lacrimuccia. Che fa sempre, facciamo visualizzazioni. Sì, 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 la tragedia acchiappa. Seconda canzone è un pezzo di Lucio Battisti e si intitola Sognando e Risognando. Ok. Dici, che cos'è questa canzone? È una canzone bellissima che io appunto ricollego ad un'esperienza molto bella, perché quando ero, insomma, ragazzina con questo gruppo che si chiamava i Cantina Republic, cantina appunto perché trovavamo dentro una cantina, ci chiamarono per questa manifestazione che era appunto, diciamo, una rassegna per Lucio Battisti. Ok. E quindi ci siamo trovati quella volta al Globe Theater di Roma a suonare appunto 3 pezzi di Lucio Battisti che noi avevamo riarrangiato, ed è stata un'emozione grandissima perché noi eravamo, diciamo, l'ultimo gruppo, quindi il Globe Theater si era riempito di gente. Mamma mia, che bello. E io mi ricordo questa scena di che vedevo tutte queste lucette e tutte, sai, le sagome delle persone. È stata un'emozione grandissima. Terza canzone è un pezzo di Jeff Buckley. Ok. Lover should have come over. Ed è un pezzo che si trova nell'unico album, Race. Mm-hmm. L'ho scelto perché secondo me è un artista che purtroppo è morto troppo giovane. Però ho sentito anche molti live suoi ed è un artista secondo me contemporaneo. Nonostante ce li ha un po' di anni, quando lo ascolto mi sembra non potrebbe essere un cantautore nostri. di adesso, no? Sì. E poi ha un'emozione quando canta. Secondo me è un artista straordinario. Prossimo pezzo. Sì. È un pezzo famosissimo. Ok. E si chiama Somewhere Over the Rainbow. È un pezzo che ci sono proprio legatissima. È un brano che cantava la Garland nel Mago di Oz. Ci sono molto affezionata perché nella mia vita ho fatto anche un po' di teatro. Il primo musical che ho fatto è stato il musical di Peter Pan, dove io facevo Giglio di Grado. L'ho visto.
E praticamente che è successo? Che nel secondo anno di tournée la prima tappa è stata l'Ariston di Sanremo. E un quindi sogno. Come tu sai, tutti i cantanti quando vanno a Sanremo, no? Dici io devo cantare a Sanremo. Quindi che è successo quel giorno? C'era la rassegna stampa. Stavamo tutti sul palco a provare, io già lì che mi guardavo sto teatro. Dicevo io pure, no. Quindi tutti a un certo punto sono scappati a sta rassegna stampa. Io invece non mi fregavo niente di fare sta rassegna stampa. Quindi che ho fatto? Sono rimasta da sola sul palco. C'era il pianista dall'altra parte che un po' strimpellava. A un certo punto veramente mi sono messa in ginocchio sul palco dell'Ariston. Tipo un posto sacro. Sì, esatto. Per chi è un artista. Una chiesa in silenzio. E io dal palco in ginocchio gli ho fatto: senti, ma facciamo un pezzettino. E ci siamo messi d'accordo sul fare questo Somewhere Over the Rainbow. Che bello. Quindi lo ricollego proprio un'emozione forte forte forte. E poi abbiamo fatto anche la cover di Summer Over the Rainbow, la prima cover che ho pubblicato su YouTube, quindi per quello insomma ci sono molto affezionata a questo pezzo. Poi è una canzone di un poetico Non potete non stare con gli occhi a cuore, momento sino, tenero, ascoltate quella canzone. Prima momento tragico, adesso momento tenero. È un pezzo particolare per me adesso, questo momento, da sì. diciamo ora possiamo dirlo finalmente. È Beauty and the Beast. Perché l'ho scelta? Perché? Come mai? Perché l'ha scelta? Chissà perché. Il 16 marzo uscito La Bella e la Bestia. Sono la voce ufficiale italiana di Emma Watson nel cantato, e nel recitato c'è la straordinaria Letizia Ciampa. Bravissima. È un passo importante, una cosa bellissima, emozioni indescrivibili. E ti volevo chiedere al riguardo, sì. A parte le emozioni che hai provato quando ti sei sentita cantare. Beh, allora, è stato strano. Sono andata nel cinema dove sono cresciuta, quindi sono entrata lì, mi sono messa seduta e poi non voglio spoilerare troppo, però diciamo che Belle canta quasi subito. Quindi è stato proprio un colpo al cuore, perché dicevo, ma cioè il Cineland, perché stavo al Cineland di Ostia, sta ascoltando la mia voce! Sono io che canto! No, discreta. La cosa più bella è stata in realtà guardare mamma e papà, perché poi c'erano pure i miei. Io stavo lì che li spiavo, capito? Stai piangendo, ho visto! Mi vedo lacrima! E poi un'altra cosa, sì. Sei sempre stata, no, penso, abituata a cantare tu, anche quando eri a teatro, sì. Eri un personaggio, ma comunque sei tu che ti metti nei panni di quel personaggio. Esatto. È stato strano vedere la tua voce addosso ad un'altra figura. Non so se hai capito quello che intendo. Sì, ci siamo capiti. Anche in questo caso è stato un po' entrare nei panni di Emma Watson. Prima, diciamo, di doppiarla, l'ho ascoltata, ho capito che mood aveva, no? Come i respiri che faceva, perché poi comunque diciamo il doppiatore deve cercare di entrare in quel personaggio, certo. Anche in questo caso ho cercato di metterci del mio, naturalmente la voce è la mia, non è modificata e tutto quanto, però forse anche in questo caso è stato un entrare nei panni di, tra virgolette, ok, come quando fai in teatro, sì, un po' di meno, perché in teatro lì sei anche la tua fisicità, esatto. No? Porti anche la tua fisicità, quindi devi pensare come si muove quel personaggio e non sempre si muove come ti muoveresti tu. Quando sono in sala di doppiaggio mi diverto troppo. Cioè, un mondo a parte, no? Tu stai lì davanti al microfono e in realtà puoi essere chiunque, certo. Solo con la tua voce. È un stare dietro le quinte, ma è bellissimo, veramente. Io adoro quel lavoro. Bello. Non ci posso fare niente. E proprio parlando della Bella Bestia, sì. Vi vogliamo invitare a guardare il videoclip, sì. Che abbiamo fatto con Ilaria e c'è Daniele Coletta. Lo zampino di lei. Ve lo lasciamo qua su nelle schede e giù nell'info box, mi raccomando andate a vederlo perché è bellissimo. Bello. Ci sono stati tutti i grandi amici che hanno partecipato a questa cosa, Daniele Coletta, Pier Giorgio, lei che è bravissima. Quindi sì, vedetelo, condividetelo, diffondetelo. Esatto, diffondete il verbo. Brava. Bene, per questo video era tutto. Se vi è piaciuto lasciateci un pollice in su, commentate qui sotto, fateci sapere se avete già visto La Bella e la Bestia e condividete questo video a più non posso. Ovunque veramente. Supportate Ilaria andando a guardare anche il videoclip di cui vi abbiamo appena parlato. È stato un piacere averti mia ospite, veramente. Piacere mio. Tantissimo. In contemporanea l'abbiamo fatto, sembrava una coreografia. Una cosa studiata. Abbiamo studiato tutta la settimana per fare questo movimento qui. Mi raccomando, Ilaria, allora le canzoni e il gesto.
Abbiamo finito. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. Do 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 do